momento si è trasferito in via Rintoni 39 a Cuida Fashion, dove c'è Rita che insomma ci dedicherà qualche minuto del suo tempo in quanto sta lavorando, e quindi noi avevamo già annunciato di mandare in onda queste immagini che si riferiscono proprio a una ragazza che insomma che in città ha deciso di restarci pur avendo la possibilità di andare fuori a lavorare. Rossana in questo momento è proprio a Rimini. Allora, abbiamo preso un secondo locale che si chiama Fashion? Fashion 2. Fashion 2. E comunque questo rimane in sede perché ci sono degli anni, sono 6 anni che siamo qui, e comunque abbiamo del personale, ci teniamo alla città e non possiamo andare tutti via, altrimenti la città morirebbe. Ma mi dicevi di questi sacrifici fatti in questi 6 anni, no? E quindi beh, di certo. Personale che insomma sarebbe senza lavoro se voi decideste insomma di puntare solo su Rimini. Questa attività continua comunque con sacrifici, staremo, diciamo, io resto qui e lei sta a Rimini, poi ci daremo il cambio una volta alla settimana giusto per non far perdere l'abitudine ai clienti di Rossana perché sono abituati. E niente, stiamo tentando, se va bene va bene, altrimenti si ritorna in patria. Dicevi appunto questa frase, no? Che insomma che colpisce un po' tutti, anche perché noi sai nella rubrica Oggi Lavoro stiamo parlando da diverse puntate insomma di questo sogno, no? Che è il lavoro dei ragazzi, il lavoro anche di chi ragazzo non è più, che insomma ha passato anche i 40, quindi ha comunque il diritto ma anche il dovere di lavorare per potersi mantenere. Quindi dicevi dei sacrifici fatti e soprattutto del fatto che non possiamo tutti lasciare la città. Beh, perché no. Dici questo? Ci sono dei ragazzi giovanissimi che si stanno diplomando e stanno già andando via per cercare lavoro. Almeno noi che siamo veterani, diciamo, cerchiamo di mantenere quello che abbiamo creato. I prezzi che voi fate sono prezzi anche molto sono accettabili, sono dei prezzi insomma che vanno incontro anche alle esigenze insomma di una donna che vuole sempre un po' curare il suo aspetto, no? Perché certo. Insomma si sa che insomma il parrucchiere, insomma la parrucchiera è una persona insomma che ti cura un po' il look, no? Così come tu fai con me, ma anche con tutte le vostre clienti. Quindi diciamo che nonostante voi abbassiate, tu hai sentito un po' la flessione, quindi un po' di crisi. Purtroppo le tasse sono aumentate per noi e avremmo tanto voluto alzare anche di un euro il prezzo, non ce lo possiamo permettere. Sarebbe stato più facile scegliere di chiuderlo questo salone e andarcene via, certo. Però bisogna tenere duro adesso per poter avere poi più in là un qualcosa di più concreto. Quindi diciamo, voi restate e rimangono quei posti di lavoro che si sono creati qui. Sì, sì, sì. Quindi rimane questa voglia di non lasciare la città. Visto che siamo in due, approfittiamo nel fare questa cosa. Nelle tue parole si legge anche insomma un rammarico, sì. Certo. Hai compiuto consapevolmente la scelta forse più difficile, quella di restare. Sì, sì, certo. Ovviamente noi siamo stati molto lieti insomma di parlare di voi perché, ripeto, voi rientrate per noi in quella fascia, per noi insomma che abbiamo affrontato sia nel salotto, in studio che anche fuori, questo tema che è proprio legato alla difficoltà di realizzare questo sogno e soprattutto quando questo sogno può andare in pezzi a una certa età, che non è la nostra, che siamo ancora giovani, ma diciamo noi lo diciamo, però ovviamente no, è ancora più difficile, Rita, ricominciare a 40, sì, a 45, molto più, no? Soprattutto nel nostro lavoro, la concorrenza ci vogliono è tanta. Degli anni perché non si finisce mai di imparare, la concorrenza è tanta e bisogna tenere duro. Qui c'è anche una cliente, insomma, penso sia soddisfatta di questo salone, sei contenta che loro comunque restano, io ne sono contentissima, tu comunque penso sia contenta. Certamente, anche. Ecco. Sì. Insomma, noi Rita ti ringraziamo, Rita Fersini di Fashion, di via Rintoni 39A. Rossana, ripeto, è in questo momento a Rimini perché sta costruendo questo piccolo qualcosa progetto. Esatto, noi le facciamo in bocca al lupo a lei e anche a Rita che resterà qui e vi invitiamo comunque quando volete a venire qui a via Rintoni 39A, dove ci sono comunque delle ragazze che sapranno trovare la scelta giusta per voi. Alla prossima. Grazie al salotto di Maria Neve.